Domani, martedì 18 settembre alle 16, un'importante iniziativa, un'iniziativa di eccezione dell'Associazione Le Sette Note per valorizzare e promuovere il Parco del Pionta. In cosa consisterà in particolare e quale sarà il programma? Sì, è un programma direi appetitoso. Abbiamo unito quattro associazioni, tre che lavorano assiduamente dentro il Pionta e quindi abbiamo unito l'associazione a piede libero di Martini che organizzerà una camminata all'interno del Pionta, l'associazione Accademo che cura gli scavi del Duomo Vecchio che organizzerà una visita straordinaria agli scavi e alla chiesa con la visita particolareggiata alla cripta paleocristiana. E l'associazione Le Sette Note con un concerto straordinario che faremo assieme alla quarta associazione, la Corale Vox Cordis, di Lorenzo Donati. Quali saranno le particolarità del programma del concerto? Il programma del concerto, appunto, prevede un'esibizione del coro con musiche medievali e rinascimentali suggerite appunto dagli scavi, dal periodo del Duomo Vecchio, da dove Guido Monaco si suppone abbia appunto inventato l'odierna notazione musicale, e poi sarà impreziosita da alcuni momenti affidati a me col violoncello con musiche di Bach e Hindemith. L'iniziativa di domani al Colle del Pionta rientra all'interno del più ampio festival Ricreando. Esatto, questo festival che abbiamo presentato a luglio e che è sostenuto dalla Fondazione CR Firenze ha come centro la musica come strumento di integrazione e cura. E quindi offriamo gratuitamente una serie di eventi più disparati, noi lo chiamiamo da 0 a 99 anni. E infatti, se seguite appunto sul nostro sito, vedrete che abbiamo offerto e offriremo grandi momenti culturali di integrazione come master per l'orchestra sociale, un'orchestra completamente gratuita che inizierà lì al Pionta a fine settembre, poi inizieranno le lezioni a ottobre, dei master di musicoterapia, i concerti in ospedale, abbiamo già fatto dei concerti nelle case di cura con la collaborazione della cooperativa Coinè, insomma una serie di spettacoli e di momenti in cui la musica sta al centro come momento di integrazione e sono tutti completamente gratuiti.